Attenzione, prego, signori e signori. Siete tutti con me? Perfetto. Secondo il Guinness dei primati, il titolo di voragine più profonda mai scavata dall'uomo nella crosta terrestre va al pozzo super profondo di Kola. Wow, raggiunge i 12 km di profondità. Si trova in Russia, oltre il circolo polare, là dove le temperature arrivano a meno 40 gradi centigradi per gran parte dell'anno. Copritevi bene. Lo scavo venne avviato negli anni 70 con l'obiettivo di perforare la Terra fino a 15 km di profondità, allo scopo di studiare la crosta terrestre come mai era stato fatto, raggiungendo persino il mantello esterno. Beh, ha senso quando fuori fa così freddo. Fino a circa 7 km di profondità, le trivelle perforarono facilmente il granito, poi però incontrarono strati di roccia più densi. Gli scienziati dovettero deviarne il percorso, tanto che il risultato finale, più che a un pozzo, assomiglia ad un albero dai molti rami. Più si scavava, più si incontravano temperature estreme, fino a 180 gradi centigradi. I lavori diventarono sempre più complicati e vennero interrotti definitivamente nel 1992. Osservando questo luogo leggendario con i propri occhi si fatica a credere che lì sotto si celi un abisso quasi senza fondo. Il pozzo appare piuttosto piccolo, quasi anonimo, un semplice buco nel terreno. Oggi è del tutto abbandonato, pieno di muschio e ruggine. In compenso è circondato da miti e leggende. Si dice ad esempio che in profondità siano udibili strani suoni, come grida soffocate. Naturalmente non c'è nulla di vero. Lo studio della crosta terrestre ha coinvolto scienziati di molti paesi, ad esempio in Germania. Facendo tesoro degli errori nel pozzo di Kola, i tedeschi realizzarono nuovi tipi di trivelle, capaci di sopportare le temperature infernali del sottosuolo. Il sito prescelto si trovava in Baviera, in corrispondenza di due placche tettoniche. Anticamente in quel luogo si trovavano le sponde di un oceano preistorico. I ricercatori diedero il via ai lavori di scavo agli inizi degli anni 90. Quando la trivella era quasi a 7 km, la terra si ribellò. La trivella si spezzò contro la roccia e incontrò temperature più alte del previsto, intorno ai 270 gradi centigradi. Questi inconvenienti costrinsero gli scienziati a fermarsi alla profondità di 9,1 km. Nel 1977, un consorzio austriaco aveva già tentato di scavare in quel sito, pieni di ottimismo e risorse all'avanguardia. Scavando, trovarono grosse riserve di gas nel sottosuolo, ma purtroppo poco dopo l'intero pozzo collassò su se stesso. Ci riprovarono però scavando ancora più a fondo, fino ad oltre 9 km di profondità. Ma anche il secondo tentativo si fermò una volta raggiunta la riserva di gas naturale. Non andò molto meglio a scienziati svedesi. Lo scavo, svolto in un enorme cratere largo 50 km, aveva lo scopo di cercare riserve di gas e petrolio. Si tratta del più grande cratere d'Europa, probabilmente causato dall'impatto di un meteorite. Il pozzo venne scavato senza problemi, ma purtroppo non venne trovato nulla di interessante. Arrivati a 7 km di profondità, le trivelle vennero fermate. Parlando di pozzi petroliferi, pochi possono competere con il Bertha Rogers, in Oklahoma. Arriva a quasi 9,5 km sottoterra. Nel 1974 l'azienda petrolifera Lone Star arrivò così in profondità in appena 500 giorni. Fu per 5 anni il pozzo più profondo al mondo, finché venne superato dal pozzo super profondo di Kola. Il pozzo Bertha Rogers poteva forse arrivare ancora più in profondità, ma la trivella si incagliò in un deposito di zolfo semiliquido che, solidificandosi, fermò la perforazione. C'è chi ha provato a raggiungere il mantello esterno scavando nel fondale oceanico. Il progetto Mohol, ad esempio. Il suo nome viene proprio da Moho, ovvero la soglia che divide la crosta dal mantello terrestre, e da Hole, cioè buco. Il progetto venne lanciato in pompa magna negli anni 60 con la supervisione dell'Agenzia Geologica degli Stati Uniti. Sotto l'oceano la crosta terrestre è più sottile, quindi il mantello è più facile da raggiungere, in teoria. L'idea era di penetrare nel mantello con una perforazione di soli 5 km. Il sito scelto dagli scienziati si trovava nell'Oceano Pacifico, ad una profondità di circa 3.500 metri sotto la superficie del mare. Il progetto prevedeva due fasi distinte e la prima fu un vero successo. Vennero scavati 5 pozzi, ciascuno non più profondo di 1.800 metri. Purtroppo però la seconda fase non ebbe mai inizio, a causa di vari inconvenienti tecnici. Il progetto insomma si rivelò un buco nell'acqua. L'idea comunque era vincente, e sono numerosi oggi i pozzi oceanici, quasi tutti scavati per estrarre gas e petrolio. La piattaforma EVA 4000, ad esempio, si trova nel Golfo del Messico. Una struttura enorme che sovrasta l'oceano, alta quasi quanto un palazzo di 20 piani.
La piattaforma sonda le profondità in cerca di petrolio fino a 1800 metri sotto il fondale. Ma quando trova il posto giusto, la trivella può arrivare a 9,5 km di profondità. Ma cambiamo ora scenario, andiamo in Africa. In Sudafrica, per l'esattezza, nella leggendaria miniera di diamanti di Kimberley. Perforare il suolo con trivelle ultratecnologiche è facile, ma questo enorme pozzo è stato scavato a mano. Circa 50.000 operai lavorarono giorno e notte, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, armati di soli picconi e badili. Che cosa poteva giustificare tanta fatica e una simile impresa? Semplice, la corsa all'estrazione dei più straordinari diamanti al mondo. Uno dei più famosi di sempre, il Tiffany, da 128,5 carati, venne estratto proprio a Kimberley. La miniera arriva a 240 metri nel sottosuolo. Immaginiamoci un attimo che inferno doveva essere entrare e uscire dal pozzo. L'equivalente di 66 piani, tutti percorsi a piedi. Quando i lavori si fermarono, il fondo del pozzo venne ricoperto con terra e acqua. Oggi la miniera è una popolare attrazione turistica e ogni turista spera sempre di trovare un diamante. Ma con l'era industriale, il petrolio diventò il bene più prezioso, ben più dei diamanti. E i pozzi petroliferi scavarono la terra sempre più a fondo. Ad esempio, nel 2008 in Qatar venne scavato quello che all'epoca era il pozzo petrolifero più profondo di tutti. L'El Shein arrivò a 12,2 km e dopo appena un mese di perforazione. Il tratto verticale del pozzo è lungo 10,7 km, cioè l'equivalente della quota di crociera degli aerei. A battere il primato nel 2012 fu il pozzo petrolifero Z44 Ceibo. Superò il suo rivale del Qatar di 100 metri all'incirca. Per fare un paragone, ciascuno di questi due pozzi potrebbe contenere quasi 15 Burj Khalifa e 40 Torri Eiffel. Spostiamoci ora in Canada, ma osservando dall'alto, dallo spazio. Vedete quei due enormi buchi? Se non sapessimo che si tratta di miniere di diamanti, potremmo quasi pensare che si tratti di un'improvvisa invasione aliena. Questo immenso sito si trova sull'isola di Lac de Grasse, non lontana dal circolo polare artico. In pratica è una vera città con edifici industriali e amministrativi, un locale caldaia, dormitori per gli operai e persino una pista aerea. Proprio qui è stato estratto, nel 2018, il più grande diamante mai trovato in Nord America, da ben 552 carati. Ma nelle viscere della terra non si trovano solo petrolio e diamanti, ma tante altre cose utili, ad esempio il rame. Nel cuore degli Stati Uniti, nello Utah, si trova l'enorme miniera del Bingham Canyon. Qui si estrae rame da oltre un secolo. La miniera ha un'ampiezza di 3,2 km e penetra nella terra per più di 1,5 km. Sarebbe bello sorvolare questa gigantesca struttura con un parapendio. Altri scavi in tutto il pianeta vanno a caccia del bene più prezioso di tutti, l'acqua. Per trovarla bisogna scavare più a fondo che si può. Il pozzo idrico più profondo al mondo si trova in Gran Bretagna. Venne scavato a mano nel XIX secolo e gli scavi proseguirono per anni, perché di acqua non se ne trovava. Alla fine il pozzo raggiunse una profondità di quasi 400 metri. Quando finalmente l'acqua cominciò a zampillare e a riempire la voragine, gli operai riuscirono a mettersi in salvo giusto in tempo. Ma anche nella nostra vita quotidiana passiamo tanto tempo sottoterra. In metropolitana. La stazione più profonda al mondo si trova a Kiev, in Ucraina. La scala mobile impiega oltre 5 minuti prima di raggiungere la banchina. A quel punto ci si trova a circa 105 metri sotto il suolo. Anche la natura a volte si diverte a scavare pozzi. Uno dei più famosi, e il più profondo di tutti, è la Fossa delle Marianne, nel Pacifico. In particolare l'abisso Challenger, che tocca gli 11 km sotto il livello del mare. Laggiù non arriva mai la luce del sole. La pressione lì è di oltre 1000 volte superiore a quella che abbiamo in superficie. Per raggiungere il fondo di quell'abisso serve una discesa di 4 ore e soprattutto un equipaggiamento dal costo proibitivo. Gli scienziati hanno trovato persino montagne nascoste là sotto. A proposito, se spostassimo l'Everest dentro la Fossa delle Marianne, la sua vetta non sarebbe visibile dalla superficie. E ora ditemi, secondo voi si può estrarre acqua dalla terra? Certo che sì, se in forma di ghiaccio. In una situazione di ricerca in Antartide sono stati scavati pozzi da 2,5 km, usando acqua calda per penetrare nel ghiaccio. Nel pozzo passano dei sensori ottici, il cui scopo è rilevare particelle elementari chiamate neutrini. In pratica un telescopio al rovescio, puntato non verso il cielo ma verso le viscere della Terra. Ma questa è una storia che racconteremo un'altra volta.